tra amici, amici di vecchia data, amici con i quali abbiamo iniziato tutta la tua consigliatura dal 99. Con te sono cresciuta e mi sono appassionata, e questo non mi stancherò mai di dirlo. Sono molto contenta che stasera c'è l'assessore Luca Marcotti. Molto contenta perché ci conoscevamo già, io ero andata come sindaco a chiedere, perché si chiede, si va in regione e si chiede, e devo dire che abbiamo avuto sempre delle risposte concrete. E quando non c'era quel tanto che chiedevamo, comunque l'attenzione anche alle problematiche, perché l'assessore Marcotti conosceva bene la situazione politica che io vivevo a Nemi. Io con lui mi ero confrontato forse un paio di volte e avevo raccontato i miei problemi. Però prima di cominciare, oltre che darti il benvenuto, sono andata sul tuo sito, perché io ovviamente sono curiosa, le donne sono curiose, e ho letto una bella frase che hai sul tuo sito, e con questa vorrei iniziare. Esiste una politica buona, è quella che non si concepisce come casta, ma come dono di sé, del proprio tempo e della propria intelligenza ad una comunità. E su questo vorrei fare un applauso, perché rispecchia quello che io penso, rispecchia tutto quello che ci siamo detti anche per telefono l'ultima volta che ci siamo sentiti. Perché mi sono impegnata e ho tutelato fino alla fine la legalità e l'onestà. Ero il padrone di casa, così, tanto per dire, il padrone di casa, anche se quella là, il comune è la casa di tutti i cittadini e tutti sono ospiti e tutti proprietari. Però, arrivati ad un certo punto, quando non si poteva andare oltre, quando non si potevano tollerare determinate questioni con le persone più vicine, con i consiglieri, con gli assessori, abbiamo fatto le nostre valutazioni e abbiamo messo sul conto, sul piatto della bilancia, che si sarebbe potuto arrivare eventualmente a una sfiducia.